stavolta è sicuramente in posizione regolare. Ci arriva il Sharawi, riesce a passare su De Vrij, dall'altra parte c'è Onda, lo serve il Sharawi. Onda! Ancora Case che Onda, contropiede impeccabile del Milan, due passaggi, 1-0 al settimo minuto. Case che Onda. Beh, è stato bravissimo Bonera a dare questa palla in profondità su El Shaarawy, l'abbiamo visto in queste prime uscite, bravo poi ad attaccare lo spazio, controllare bene in profondità, dribblare il difensore che è entrato in maniera irruente, troppo in ritardo, doveva temporeggiare e scappare con El Shaarawy, ma poi la palla che è geniale, perché aveva già visto l'inserimento di Onda che arrivava benissimo sul difensore e portiere. C'è Conte inquadrato, il gol è giapponese, ma la sgroppata è tutta italiana ed è di un giocatore che se sta bene fisicamente a Conte serve e non poco, Stefano El Shaarawy. Eh sì, ha risolto i suoi problemi fisici, è partito con tanto entusiasmo, giocando bene, scelte giuste. L'errore di De Vrij lo devo sottolineare perché è arrivato in ritardo, doveva scappare con lui, doveva conoscere le caratteristiche del giocatore ed andare ad occupare la profondità. El Shaarawy aspettava solo che tu lo affrontassi fuori tempo per guadagnarsi poi la possibilità di mettere questa palla meravigliosa ad Onda. Uno contro uno di Abate, cerca di saltare Radu, riesce a crossare dentro per Montari! Come nel primo tempo, inizia meglio la Lazio, il gol lo segna il Milan, Onda e Montari. Zeali che vanno a diventare, che diventano centravanti, guarda Montari. Questo è un grande gol, oltretutto, perché Abate fa un'ottima azione, ma Montari arriva in spaccata e devi scegliere il tempo, altrimenti 9 volte su 10 la lisci quella palla. Sulle Montari. Convinto che abbia messo le mani così forte da far fallo, vediamo. Ma questo è calcio di rigore. Ma non la destra, la sinistra, probabilmente. Ma lo tira giù. Mi sembra molto simile al rigore a quel fallo di El Shaarawy nel primo tempo. È molto dubbio, tagliavento ora vicino. Jérémy Ménez contro Berisha. Parte il francese, destro che spiazza Berisha, addirittura 3-0 per il Milan al 63esimo. Può sorridere Inzaghi, esordio sin qui, straordinario per lui. Munizione a De Vrij, poi lo ha beffato con questo dribbling e alla fine ha preso la palla e è andata sul dischetto. Quindi sta avendo risposte proprio da un punto di vista tecnico. Djordjevic col tacco per Parolo di prima per Candreva, buona l'azione della Lazio, il cross dentro ancora per Djordjevic che attacca l'area di rigore e segna il gol dell'1-3, forse ha toccato Alex, forse Djordjevic, quello che conta è il gol della Lazio. Che è stata mai troppo precisa, però buono il movimento delle punte. Sì, Alex. Forse Alex infatti si dispera mentre sta cadendo a terra, però è buono comunque il movimento di Djordjevic ad abbassare Alex e a dargli pressione nella marcatura. Splendida l'azione dei tre davanti perché Giorgio ha la sala di tacco di prima girata per Candreva, poi attaccato la